Nuovo collegamento, un collegamento importante con la Danimarca, con un grande campione che ha amato l'Italia e anche lui è passato da Prato. Intanto in studio finalmente ci ha raggiunto Giacinto Gelli, eccolo qua, l'uomo forte della Filotex adesso, e il collegamento appunto con l'Inter per noi è una cosa straordinaria perché siamo parlando di un grande campione che fra l'altro è stato record manna dell'ora nel 68, ma non solo quello, perché è arrivato in Italia nel 1966 e poi ci è rimasto per tanti anni. Ha amato l'Italia, ma soprattutto ha amato la Filotes perché è arrivato in un momento importante per aiutare Francesco Moser. È così, Ole, no? Era bei anni e mi ricordo benissimo quando io dovevo venire a Philotex perché Francesco Moser era il corridore che era proprio il suo slancio e io dovevo aiutare lui e abbiamo fatto una grande cosa insieme. Ecco, Oler, sono stati intelligenti i direttori sportivi, Bartolozzi in questo caso, della Filotes, ma sei stato intelligente anche tu perché hai capito che quel ragazzo andava aiutato. Sì, Vedi? Bartolozzi è stato fantastico, era proprio un uomo che dava molto simpatia, no? Così il corridore suo aveva un voglio di collaborare e stare insieme, no? In poco gare abbiamo visto Francesco Moser. Era proprio il campionissimo era bellissimo aiutare lui. Allora, Ole, nel 74 Moser viene fuori alla grande, ma tu hai un po' di libertà, nonostante tu lo aiutassi tanto, sei riuscito anche a vincere e a fare tanti risultati. Sì, quello sì, però io non era buono per fare il classamento, io era meglio per fare cronometro e mi piaceva molto fare cronometro. Io mi ricordo e poi le gare come Trofeo Castrocarro, Lugano, quello cronometro era belle gare, no? Poi mi ricordo nel 60, oh, momento, 70, 72, quando io doveva rifare il mio record perché Merckx mi ha preso il mio record. Allora io e Moser è andato in Messico e Moser è venuto più che altro per vedere come funziona questo record, no? Abbiamo fatto un mese bellissimo insieme lì a Messico. Abbiamo fatto un grande allenamento e io ho tentato varie volte di rivincere il mio record, però mai arrivato ai tempi di Merckx. E infatti noi abbiamo quel filmato, Ole, che poi metteremo in onda. Bravissimo, Francesco Moser che viene a lezione da te. Ole, volevo dire questo, appunto, il 74 è stata una stagione completa dove tu hai vinto, hai aiutato Francesco a diventare grande e l'anno dopo sei stato ancora più intelligente. Perché non hai voluto vincere e ti sei legato letteralmente tutta la stagione a Francesco Moser nel 75. C'è stato tante belle cose, non mi ricordo proprio preciso come funzionava tutto, però era un gran periodo della mia vita. Io mi ricordo, Ritter, Ole, lo sai perché? Perché iniziavo con la televisione privata a lavorare,
Quindi queste sfumature me le ricordo, eri sempre vicino a Moser nel 75 per portarlo al successo. Sì. Sì, non so cosa dire di questo, però Sì, perché poi Ole. io con Moser mi ricordo benissimo quando sono andato al suo paese, Palù di Giovo, era bel anni, e siamo venuti lì e siamo tutti i contadini. Si portava a sassare il loro vino e mi ricordo che Moser viveva una casa, sotto c'erano animali e sul primo piano stava lui e la mamma e sul secondo piano c'era il fieno. Però era una cosa meravigliosa, stava lì con la famiglia di Moser. Mi ricordo con tanta simpatia. Bravo, poi l'anno dopo però Francesco si è ricordato di te perché ti ha portato alla Sanson. Sì. Vedi? Allora avevi fatto un bel lavoro. Era un bel lavoro e mi ricordo anche con Sanson abbiamo fatto belle cose. Mi ricordo il Tour de France e Morser ha vinto la maglia verde era quell'anno dove Eddy Merckx aveva la maglia gialla, però siamo andati in finale di una montagna e tutti quanti volevano arrivare prima sulla montagna perché c'era un grande discesa, 21 km, e Eddy fa: Olè, spostati, spostati. Io non mi spostato perché anche io volevo andare su per uno dei primi. Allora Eddy è andato dentro, mi ha rotto di dietro, è caduto e perso la maglia. E Morser purtroppo non ha vinto il Tour de France, però ha vinto la maglia verde, e questa è una bella cosa. Bei ricordi, Ole. Ascolta, tu sei un grande personaggio in Danimarca perché sei amico anche del primo ministro, ti conoscono tutti, hai fatto tanto per il tuo paese. Sì, insomma, sì. Però i miei 11 anni che vivevo in Italia era bel anni. Ho tanti, tanti amici anche in Italia. Mi ricordo benissimo quando io sono stato in Italia con Lars Løkke, il primo ministro. Abbiamo fatto tre giorni in giro per vedere mia posti dove io vivevo. Sono andato anche a salutare signora Jenny, la signora che era sposata con il mio grande amico Romano Jenny, che mi ha portato in Italia per Gemavox i primi 4 anni. Purtroppo lui è morto adesso, però mi ha fatto un gran piacere di trovare la signora quando sono andato in Italia. Allora, Ole, poi ti lascio a Giacinto Gelli, l'uomo Filotex. L'ultima battuta, tu sei stato un grande, però di tutti ricordano appunto di te il record dell'ora Città del Messico. Come? Ricordano tutti gli sportivi, sei stato molto bravo te, però ricordano il record dell'ora. Sì, è stato bell'anni. Però certo, con gli anni, con il Filotex mi ha portato proprio via della mia vita, no? Ho trovato anche che facevo le scarpe per me, mi ricordo in Toscana mi facevo le scarpe per me, mi ha fatto pitali speciali, mi ha fatto tante cose, no? E tutto iniziato quell'anno con Filotex. E mi ricordo sempre. Bravo, e questi sono grandi ricordi. Ti passo Giacinto Gelli, il figlio di Edo, che ti vuol fare alcune domande. Sì, Ole. ok. Ciao Ole. Ciao, ciao. Senti, io mi ricordo quando sei venuto in Italia col primo ministro,
A me chiamò Piero Pieroni, anche Sì. lui il nostro massaggiatore e direttore Filotes, e mi disse: Sì. guarda, qui c'è Ole Ritter con il primo ministro, vuole venire al centro spirituale del ciclismo ex ritrovo del convento, ex ritrovo della Filotes, perché gli è rimasta nel cuore. Ecco, la domanda è questa: cosa hai provato al convento, alla Filotes, quando sei venuto da giovane e quando sei tornato 2 anni fa insieme al primo ministro? Ma sai una cosa? Quando siamo venuti lì a Castellino, Sì? era stata una cosa Era molto contento. speciale, molto fantastico, perché io non pensavo che loro mi ricordavo così tanto. Quando sono arrivato lì con il primo ministro, il padre mi ha portato la mia vecchia maglia della Filotex, mia bicicletta e tante cose che io non pensavo che lui avevo lì in Castellino. Era una cosa meravigliosa. No, noi abbiamo voluto lasciare un tuo importante ricordo, specialmente del record dell'ora. Se ti ricordi, avevamo proprio il giornale, mi sembra che sia Tutto Sport, dove c'era scritto che il tal giorno tu avevi fatto il recordman e hai firmato tu insieme al ministro, vero? Ogni tanto io parlo con Lars Løkke e mi dice sempre: Olè, facciamo un'altra Giro in Italia. Ti ricordo in Toscana che bel giorno che abbiamo avuto lì in Toscana. Quando il mondo si apre di nuovo, vedrai che veniamo un'altra volta a trovare voi in Toscana, perché è stato tre giorni bellissimi. Bene, grazie, ti aspettiamo di nuovo. Grazie. Ole, ti ringraziamo, è stato un piacere stare con te perché sei stato uno dei grandi di Danimarca, ma soprattutto nel mondo e poi una bravissima persona. Tanto, grazie della telefonata. Grazie. Ciao Ole, Ciao, ciao. grazie. Ciao, ciao A Ole. presto, torna a trovarci.